omosessuali, lesbiche, transessuali, intersessuali, riguarda gli eterosessuali anche, riguarda tutti i cittadini, è una battaglia di libertà ampia, di ampio respiro, che vede tra i suoi militanti persone LGBT e persone eterosessuali. Tra i nostri iscritti ci sono un sacco di persone eterosessuali, stiamo componendo in questi giorni il direttivo che vedrà un sacco di membri eterosessuali, perché la battaglia appunto è quella di tutti, quella di combattere, combattere questa cappa che sta calando sempre più oppressiva sul nostro paese, ma devo dire anche altrove, che impedisce la libera espressione delle persone. Un nostro iscritto, Enrico ha fatto questa azione importantissima di disobbedienza civile, di parlare con una prostituta, e per questo è stato multato. Quindi queste sono le battaglie che noi portiamo avanti battaglie per i diritti umani, battaglie per le libertà civili di tutti, e anche delle persone LGBT che possono rivendicare una loro identità, perché questo bisogna riconoscerlo, non si può negarlo, ma è un'identità fluida, aperta, che è pronta a mischiarsi e a contaminarsi con l'identità altrui nella reciprocità. Infatti, a proposito di identità aperte e fluide, ho letto, se non sbaglio, che è avvenuto in Canada che un transessuale, prima di ottenere, diciamo, un intervento chirurgico che avrebbe poi dopo dato a lui una forma fisica, quella scelta voluta, è stato riconosciuto sul documento del sesso che lui in qualche modo maturava nella sua testa. Quindi siamo paesi che stanno più avanzati rispetto a noi. Su questo tema l'Italia ha una legge, è stato uno dei primi paesi in realtà ad avere una legge che permettesse il riassegnamento del sesso nel 1982, grazie proprio a una battaglia del Partito Radicale che ha portato in Parlamento le battaglie delle trans, delle persone trans che si sono impegnate in questo, ed è riuscita a creare questa legge molto all'epoca abbastanza progressiva e sicuramente tra i primi paesi in Europa. Adesso questa legge è decisamente datata, perché ancora prevede addirittura l'intervento del giudice che deve decidere se la persona è pronta per fare l'operazione di riassegnamento del sesso, e quindi per avere poi la... Questo diventa una concessione. Una concessione da parte di chi? Dello Stato, tanto per cambiare, oppure dello psicologo di turno. Ecco, noi appunto che mettiamo al centro della nostra azione l'individuo, e abbiamo anche un certo spirito libertario, vogliamo che gli individui, che lo Stato riconosca, ancora come dice Hillary Clinton, gli Stati e i governi devono riconoscere dei diritti, i diritti umani, che sono, di cui le persone sono titolari a prescindere. Neanche per le persone transessuali, il loro genere è un genere che loro stessi sentono di avere, e lo Stato deve riconoscere questo senza appunto calare dall'alto una decisione, o senza dare patentini di autentico genere o sessualità. La soluzione che tu ricordavi, che è presente in Canada, è presente in Australia, è presente in parte in Germania con la piccola soluzione, anche se è tutto molto complesso, ogni paese ha dei meccanismi spesso molto complessi, è una soluzione che noi riteniamo assolutamente importante, perché ricordiamoci che in tutta Europa, mentre noi spesso e volentieri parliamo in una forma di politically correct anche un po' eccessiva, di operazione per la riassegnazione del sesso, in Europa e in inglese si dice in maniera molto chiara che questa è un'operazione di sterilizzazione. Se noi usiamo questo termine e imponiamo alla persona di vedere il suo sesso, il suo genere riconosciuto sui documenti, la leghiamo all'operazione, e l'operazione la chiamiamo sterilizzazione, ci rendiamo conto di che cosa lo Stato pretende dalla persona? Pretende la sterilizzazione per poter avere il documento corrispondente al sentire della persona. Questo credo che tutti siamo in grado di capire quanto violento sia. Ringraziamo Yuri Guaiana, che è molto simpatico. Chiudiamo con una piccola suggestione tra il goliardico, tra il serio e il faceto. Ma alla certi diritti ci si può scrivere anche se si è etero? Assolutamente sì. Un giorno anche diventare segretari, se si è etero. Certo, poi come tutti sanno, noi gay amiamo particolarmente gli etero, quindi venite, venite.
venite, venite numerosi, iscrivetevi, ci si può iscrivere per posta con sul conto corrente bancario, quindi con carta di credito, e online. Venite numerosi, iscrivetevi. Vedete, c'è un sito. C'è il sito www.certidiritti.it dove appunto ci si può iscrivere, si possono comprare le pubblicazioni di Certi Diritti e si può entrare in contatto con l'associazione e diventare militanti, perché nello spirito radicale iscriversi vuol dire prendersi un impegno per militare e agire in supporto appunto ai diritti umani. Perché questa cosa che i gay si occupano di gay e le donne si occupano di donne, insomma, è una cosa un po' obsoleta. Ma assolutamente sì, noi ci occupiamo, come noi ci occupiamo di prostituzione maschile e femminile, ci occupiamo delle libertà, della libertà di espressione del nostro iscritto Enrico, eterosessuale, che vuole parlare con la prostituta e che non può perché viene multato a Roma. Beh, io spero che ci siano tantissimi eterosessuali che vogliono impegnarsi perché il matrimonio, che magari loro non vogliono neanche contrarre, però venga aperto anche alle persone omosessuali. Io stesso, omosessuale, non voglio minimamente sposarmi, non è proprio nelle mie corde, faccio una battaglia per l'apertura di un istituto che a me non appartiene, eppure sono attivo. Quindi la politica è questo, la politica è combattere tutti per i diritti di tutti, a prescindere appunto dall'orientamento sessuale, dal sesso, dal genere, addirittura dalla tessera che si ha in mano, perché come il Partito Radicale Transnazionale noi apriamo alle doppie, triple, quadruple tessere, siamo un'associazione radicale ma non chiediamo certo la tessera di partito per essere iscritti. Quindi chiunque abbia voglia di impegnarsi per accrescere gli spazi di libertà in Italia, in Europa e nel mondo, si iscriva a Certi Diritti, dia il suo contributo economico, ma soprattutto dia il suo contributo operativo in termini di militanza. Grande Yuri, io sono iscritto, sono etero, credo, iscrivetevi tutti. Grazie Yuri, buon congresso. Grazie mille. Ciao. Grazie.